Signore e signori, un ben ritornato a tutti in questo nuovo episodio della nostra Space Exploration, dove effettivamente stavolta, bene o male, nell'episodio numero 60.000 miliardi, dovrebbe essere 66, mi sembra, riusciamo finalmente, se non è 66, scusatemi, riusciamo finalmente a costruire effettivamente vere cose per andare nello spazio. Cosa ci serve? Allora, dunque, innanzitutto stiamo finendo varie ricerche che abbiamo avviato la puntata precedente, perché le sto registrando una dietro l'altra, come ben sapete, come vi avevo già annunciato. E praticamente cosa dobbiamo ancora cercare prima di procedere a fare cose? Dobbiamo ricercare sicuramente Allora, questa qui è una correzione che devo farvi. La ricerca che ho fatto prima, non ho ben afferrato bene, praticamente riduce la probabilità, che il cargo pod, cioè il posto dove si appoggia l'astronavicella che trasporta gli oggetti, venga danneggiata. Non ho ben afferrato questo concetto, però va bene, meglio fare così. E poi invece questa ricerca riduce la quantità di danni che prende durante la navigazione se sminchia ad atterrare, una roba del genere. In più, abbiamo un'altra ricerca che è praticamente aumenta la percentuale delle parti che possono essere recuperate. Quando atterra il nostro pad, parte dal 20% e si può raggiungere il 100%, aumentando però di 4% per volta. È un po' una menata di cazzo, però effettivamente ci serve, quindi la ricercheremo. Allora, innanzitutto facciamo lo Space Science Laboratory, poi mettiamoci già un inizio di, come si dice? No, sto qui, stavo già ricercando. Mettiamoci già un inizio di sviluppo scientifico per evitare che vengano distrutti i nostri oggetti. E poi questa qui l'ho già fatta. Cosa che io non pensavo esistesse, possiamo ricercare la boccetta bianca. Nel dubbio io me la ricerco. Ci sblocca un fracco di altri oggetti che però per adesso non vado a sbloccare perché non so bene ancora di preciso cosa servono. Quindi, una volta che abbiamo impostato queste ricerche, noi continuiamo a farci le manciate di cazzi nostri e andiamo avanti. Allora, cosa è successo? Punto esclamativo. Si è danneggiato qualcosa, ci sono dei detriti qua a terra. Boh, sarà caduto un robottino, che cazzo vi devo dire? Comunque, a parte questo, cosa dobbiamo fare adesso? Giusto, facciamo cose serie, ovvero costruiamo oggetti. Innanzitutto ho letto nei vari, cioè letto e visto nei vari cosi, nei vari video di YouTube, eventualmente anche in alcune spiegazioni del gioco, che tendenzialmente non si fa il jump da un pianeta all'altro subito al primo colpo, perché oltre ad avere la possibilità di distruggere tutta l'astronave e metterci una vita per recuperare poi gli oggetti, soprattutto se si va su un pianeta che magari ha scarsità di risorse rispetto a qualcos'altro, ci serve fare il primo jump nell'orbita del nostro pianeta, cioè nel posto in cui teoricamente con lo Space Science Lab, quella palla rotonda, facciamo delle ricerche spaziali, diciamo, proprio spaziali nel vero senso della parola, che riguardano solo oggettistica dello spazio e ovviamente della mod che stiamo usando in Factorio. Quindi, come primissima ricerca, cioè, scusate, come primissima ricerca, come primissimo uno dei primi oggetti da ricercare è lo Space Platform Scaffold, che è una menata di cazzo. Perché è simpatico e stronzo allo stesso tempo, nel senso che
viene prodotto anche dalle risorse base, diciamo, del gioco, quindi non ha bisogno di essere costruito in posti strani, però l'unico difetto è che richiede la struttura a bassa densità e lo scudo termico, che sono due rotture di cazzo epocali. Però purtroppo va fatto questo, quindi no, non possiamo astenerci dal non farlo, perché ci serve un meteorite che caschi mentre lo registro, perché ci serve per forza che questa cosa qua venga creata. Allora, quindi cassa logistica azzurra, non so perché ce l'avevo già qua, ma va bene lo stesso. Cassa logistica azzurra di richiesta per fare cose. Allora, cosa dobbiamo fare qua? Innanzitutto, questo qui è un oggetto che ci servirà in quantità, non dico industriali, però in quantità abbastanza importanti, quindi sicuramente va creato non una cassa intera, però almeno adesso vediamo di quant'è lo stack, ma almeno penso uno stack, perché poi una volta che hai costruito la base e te la sei un attimo allargata, non dovrebbe servirti più di tanto. Comunque, diciamo, noi qua abbiamo bisogno di struttura a bassa densità, che ce l'abbiamo, porco il cazzo, dov'è? La struttura a bassa densità, lo scudo termico e l'acciaio, che l'acciaio è standard, quindi lo troviamo di qua. Perfetto. Lo mettiamo anche che è richiesto dalle casse di scorta, così se per caso avessimo qualcosa lo recuperiamo e va bene così. Poi, altra cosa che ci serve nello spazio, allora, qui bisogna vedere che cosa fare. Innanzitutto, essendo che le ricerche vanno fatte nei laboratori, la domanda è, non c'è un braccetto, un inserter, a meno che non me l'abbia messo di qua? No, inserter multiplo filtrante, no. Non c'è un braccetto che crea cose nello spazio, cioè che smuove cose nello spazio. No, onestamente non lo so, cioè, pensavo esistesse una roba del genere, ma a quanto pare la risposta è no. Comunque, come si fanno a muovere gli oggetti nello spazio? Con la Space Transport Belt. Allora, qui è una leggera rottura di cazzo perché vuole il lubrificante. L'electric motor, piastra di rame, piastra di acciaio. Non è complicatissimo, ma è un pelino natura di cazzo. Allora, vediamo un attimo che si può fare. Allora, questa qui richiede un po' di oggetti, quindi vediamo un attimo le altre cose cosa richiedono. Questa qua richiede la Space Transport Belt, e questa qua richiede la Space Transport Belt, e te chiedi l'underground. Va bene, non c'è nessunissimo problema, quindi te ti annullo. Perché? Perché te ti metto in mezzo. Qui viene fuori un micro mall di oggettistica spaziale. Questo di qua e questo qui in mezzo. E poi qua sotto questo. Perché? Essendo che tutti gli oggetti richiedono bene o male le belt, mi sembra giusto mettere le belt al centro e poi ai lati fare gli altri oggetti. Quindi di qua facciamo gli underground, di qua facciamo gli switch, gli splitter, e qua sotto facciamo gli... Ah no, ho sbagliato, questo qua non va qua sotto ma va a sinistra. Sorry. Quindi questo qua lo facciamo come cassa di accumulo per questi, e questo qua invece, come vi stavo dicendo, no, un indietro, perdonatemi. Cosa ho preso? Un robottino in mano, ma porca puttana. Ok, scusa, ho tolto un robottino che stava volando, povero Cristo. Dicevo, e questo qua, quindi lo prendiamo sia come cassa di accumulo che come cassa di cose. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto. Devo essere molto rapido perché abbiamo quasi esaurito il tempo. Quindi qua vuole il chip rosso e l'acciaio, quindi cassa blu vuole chip rosso e acciaio, li ho messi al contrario ma voi non fateci caso. E dove cavolo lo vado a incastrare adesso? Ah, così, giusto. E poi vuole un... gli devo mettere una cassa rosso per fare una cassa rossa per fare l'accumulo. Dai, non salvarmi adesso che devo finire. Mortacci tua. Minchia, salvataggio lento, non abbiamo notato. Allora, qua gli mettiamo lo slot di uno solo, che per adesso ci basta. Mettiamo il braccetto e va bene così. Poi,
Di qua ci mettiamo, allora, piastra di acciaio, rame e motore, quindi dalla cassa piastra di acciaio ce l'abbiamo, gli mettiamo la piastra di rame, il motore elettrico e la droga lì, l'acqua, insomma, il lubrificante, ecco. E questo lo sfruttiamo doppio. Poi tu vuoi la piastra di acciaio, quindi ti accontentiamo rapidamente mettendoti questa più la cassa. No, tu vuoi solo l'acciaio, hai detto, no? Quindi ti mettiamo l'acciaio così. Tu vuoi l'insertore verde che te dovrai averlo craftato, mi sembra. Quindi gli mettiamo questa con l'insertore verde. Se non c'è, ce lo andiamo a craftare perché onestamente non me lo ricordo. Mi sembra ci sia, però va bene lo stesso. Sì, qua hanno degli oggetti da andare a prendere i robottini, quindi direi che da qualche parte questo insertore c'è, esiste. Allora, signori, direi che a parte la corrente che andiamo ad aggiungere adesso, la aggiungiamo qua in mezzo. Ok, abbiamo i primi oggetti da piazzare nello spazio, abbiamo anche le prime piattaforme, ce ne produce una per volta, immagino. Vediamo un po' quante ne fa, se ne fa una per volta o se ne fa di più. Sì, ce ne fa una per volta. Va bene così, signori. Per il momento ci salutiamo, ci vediamo nella prossima puntata. E dobbiamo mettere ancora il lubrificante, ma non lo vedo come un problemone grosso per adesso. Per il momento, signori, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!